Torta di mele con crumble di noce. La torta di mele con crumble di noci è un dolce fatto in casa semplice e veloce da preparare, adatto sia come dessert di fine pasto, sia come merenda. La particolarità di questa torta è data dal contrasto tra la parte morbida al centro e la croccante copertura di noci, una combinazione irresistibile. Gli ingredienti che servono per preparare questa ricetta sono: mele, farina, zucchero, uova, burro, succo di limone, noci. Per preparare la torta di mele con crumble di noci, seguite questi semplici passaggi. Iniziate preparando il crumble. In una ciotola mescolate la farina, lo zucchero, il burro a temperatura ambiente e un pizzico di sale. Lavorate con le mani fino a ottenere un composto sabbioso. In una ciotola più grande mescolate la farina con lo zucchero, un pizzico di sale e un pizzico di cannella. Aggiungete l'uovo e mescolate con una frusta. Unite il burro fuso, il succo di limone e mezzo bicchiere di acqua tiepida. Impastate fino a ottenere un composto omogeneo. Prendete una teglia rotonda e foderatela con la carta da forno. Trasferite l'impasto nella teglia e livellate la superficie con una spatola. Sbucciate le mele, tagliatele a fettine sottili e disponetele sulla base della torta. Cospargete le mele con le noci e il crumble preparato in precedenza. Infornate la torta di mele con crumble di noci in forno già caldo a 180 gradi centigradi per 35 minuti, fino a quando la superficie sarà ben dorata. Sfornate la torta e lasciatela intiepidire prima di servirla. Una volta pronta, la torta di mele con crumble di noci è perfetta per una merenda golosa o come dessert di fine pasto. Si conserva benissimo anche per alcuni giorni, se conservata in un contenitore ermetico.